Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 5.621 nuovi casi di coronavirus a fronte di 286.028 tamponi effettuati. I decessi sono 62, ieri erano 59, per un totale d'inizio pandemia che arriva a 129.828. I guariti sono 6.984. Il tasso di positività si attesta al 2%. 548 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 10 meno rispetto a ieri, gli ingressi giornalieri 37 contro i 38 di giovedì, i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari 4.164, in calo di 66 rispetto ai giorni precedenti. A fronte di 49.658 tamponi effettuati, in Lombardia si contano 594 casi positivi con un tasso di positività all'1,1%. I ricoverati in terapia intensiva salgono a 59, più 1, negli altri reparti scendono a 391, meno 4, due decessi per un totale complessivo di 33.947. I dati per province vedono Milano con 179 nuovi casi, di cui 64 a Milano città, Pavia ne conta 25. L'Italia rimane bianca, eccezione della Sicilia, ancora gialla, scende l'incidenza dei nuovi casi di positivi al Covid-19 a livello nazionale e anche se in alcune regioni peggiora la situazione dei ricoveri, nessuna supera i 3 indicatori di soglia critica. Abbiamo una tendenza alla diminuzione delle incidenze del RT, spiega il professor Gianni Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità. Viene da chiederci se riusciremo a mantenere questa situazione rispetto agli altri paesi europei. Sono oltre 3 milioni e mezzo di italiani che hanno più di 50 anni che non hanno fatto neppure la prima dose del vaccino anti-Covid. Lo indica il nuovo report settimanale del governo, dal quale emerge che poco meno della metà, 1.764.538, sono nella fascia tra i 50 e i 59 anni, ovvero il 18,28% degli oltre 6 milioni e mezzo totali. Il farmaco Parvulan indicato per il trattamento dell'herpes zoster, illegale in Italia, ma viene utilizzato in sostituzione del vaccino anti-Covid. Allerta scattata a seguito dell'aumento di richieste sospette di importazione dall'estero, afferma l'AIFA, precisando che il medicinale è utilizzato per il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio e non è autorizzato. Segnalate inoltre 91.360 sospette reazioni avverse, di cui l'86,1% non gravi, su un totale di 76.509.846 dosi di vaccino somministrate. La preoccupazione c'è perché i toni salgono sempre di più e c'è il rischio che ci siano estremismi che vanno a incidere sulle manifestazioni, ha detto durante la presentazione del libro blu dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, parlando delle manifestazioni anti-Green Pass. All'inizio pandemia abbiamo svolto 50 milioni di controlli, ha sottolineato il ministro, ci sono state manifestazioni con infiltrazioni della criminalità. In futuro il Green Pass deve valere sia per il lavoro pubblico che per quello privato, ha detto il ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta, parlando di misura geniale perché aumenta il costo sia psichico che monetario per gli opportunisti contrari al vaccino, costringendoli a fare il tampone e diminuisce la circolazione del virus e quindi la nascita di nuove varianti. Le misure restrittive durante la pandemia hanno impattato fortemente sulla salute mentale dei bambini e degli adolescenti, portando a un aumento delle richieste d'aiuto per le forme più gravi come autolesionismo e comportamento suicidario. Solo all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma le ospedalizzazioni per ideazione suicidaria e tentativo di suicidio sono passate dal 17% nel gennaio 2020 al 45% del totale nel gennaio 2021. Per questo al Bambin Gesù di Roma parte un servizio dedicato alla prevenzione del suicidio in età evolutiva. Cronaca locale, ci sono anche 4 automobilisti pavesi tra le vittime del raggiro delle assicurazioni auto messo in piedi da 5 campani denunciati dalla polizia. I truffatori si facevano pagare per l'assicurazione delle auto dopo aver contattato i clienti grazie a annunci pubblicati su internet. Una volta incassati i soldi, i falsi broker rilasciavano certificati fasulli riportanti tutti i dati del veicolo e del proprietario e poi si rendevano irreperibili. La tecnica è la stessa da tempo: colpire gli anziani da soli in casa con un figlio che lavora fuori. Arriva una telefonata: sono un infermiere del San Matteo, le devo dare una brutta notizia.
notizia. Suo figlio ha investito un uomo sulle strisce pedonali, servono 6.000 euro per evitare che finisca in carcere. L'anziana, pur di salvare il proprio figlio, non capendo che si tratta di una truffa, fa come dice l'interlocutore telefonico e attende l'arrivo di un addetto, complice ovviamente del truffatore, che suona il campanello per farsi consegnare i soldi o il corrispondente in gioielli. Ultima vittima, una pensionata di 85 anni che abita a Canneto Pavese. Pronto meteo weekend, anche questo fine settimana avremo un tempo stabile estivo con massime sui 30 gradi, probabile un cambiamento con le prime piogge, un abbassamento delle temperature a partire da martedì. Tutti gli aggiornamenti su prontometeo.it a cura di Marcello Poggi e Gabriele Campagnoli. Queste le notizie principali con approfondimenti sui nostri siti pavia1tv.it e itinerarinews.it, oltre alle nostre pagine social. Editore, agenzia Creativamente, informazione libera, verificata, gratuita, non allarmistica, da condividere senza restrizioni.